che hanno reso le nottate fiorentine un po' più interessanti. La regia è pronta. Siamo qui alle Pagliere, un posto bellissimo, veramente straordinario, poco noto, e quindi questa credo che sarà la prima vera sorpresa, scoprire dentro Firenze, a Porta Romana, un posto così bello. Qui abbiamo organizzato un po' il percorso gastronomico, la prima serata, la classe. La classe è la classe di due alberghi straordinari che negli ultimi anni sono stati qui a Firenze creati, veramente importanti, che danno lustro alla città, quindi il Four Seasons e il Salviatino. Ma noi puntiamo alla qualità e l'idea di Wine Town è di puntare sulla qualità, da quanto abbiamo capito, allora ci siamo venuti con molta soddisfazione. Per la cena del Wine Town abbiamo preparato un tortino di mandorle morbido con lampone e una bavarese alla vaniglia Tahiti. Ah, beh, naturalmente tanti vini. È facile dire il vino dolce, ma si può partire dal moscato anche a un passito. Ecco. Il Salviatino vuole esprimere qualità nella ricerca delle materie prime, originalità e anche un po' di creatività, però con sapori tipicamente toscani. La Tenda Rossa, un altro ristorante estremamente noto, affidabile, continuo nel tempo, un ristorante familiare. Questo è il nostro piccolo stuzzichino, che è un piatto tradizionale toscano, che sarebbe pan di fegato e quella crosta rossa e pomodoro a spruzzo. Rosso assolutamente, vino rosso in particolare, visto che siamo in Toscana, e proprio per questa occasione il Chupa Chups infatti è colorato di rosso. E poi Pinchiori, che è un nome che basta dirlo perché è il ristorante forse più noto non solo di Firenze ma forse dell'Italia intera, ed è il simbolo veramente della ristorazione fiorentina italiana, io direi, a livello internazionale. Per un grande vino ci vuole un grande piatto, per un grande piatto ci vuole un grande vino. Il nostro piatto è un grande piatto a base di piccione, quindi per un grande piatto di piccione un grande vino rosso toscano. Il vino ovviamente è importante perché è il tema fondamentale di questo evento, e qui sono le grandi casate classiche, diciamo, grandi nomi, grandi casate classiche, a cominciare da Antinori, che sarà presente anche qui alla cena. Per cui è un po' questa l'immagine, la grande classe del vino e del cibo a Firenze. Ma a me mi sembra che sia un evento straordinario e che ha destato fra l'altro una grandissima interesse, una grandissima curiosità non solo fra i fiorentini ma soprattutto fra le persone che vengono a Firenze a visitare Firenze un po' da tutto il mondo. Siamo alla prima edizione, credo che dopo il successo della prima edizione ci sarà un coinvolgimento totale a 360 gradi, ne sono convinto. Sicuramente una bellissima iniziativa per una città diciamo tra Guelfi e Ghibellini, che quindi si incontrano presentando i loro prodotti, questi vini fantastici. Le amministrazioni hanno lavorato tanto e bene per fare un evento di qualità. Bene, bentornati a Firenze. Volevo tranquillizzare i telespettatori che Salvatore Ferragamo non è ubiquo, ma semplicemente era presente prima di volare a New York. Ho un fratello gemello, ma quello ero io. Esatto, era presente a una delle grandi cene di Wine Town. Non c'è niente di meglio che gustarsi il vino, certo, in una città come Firenze. Cristina Acidini, sovrintendente di uno dei poli museali più belli e frequentati del mondo, ha presentato a Wine Town una mostra particolarissima di cui magari ci può parlare, Vinum Nostrum. Sì, sono lieta che l'occasione di avere questa mostra al Museo degli Argenti a Palazzo Pitti renda questa straordinaria circostanza di Wine Town ancora più ricca sul versante museale e artistico. In questo caso
tocchiamo alcuni temi molto appropriati alla cultura vinicola che caratterizza la Toscana, l'Italia, ma potremmo dire il Mediterraneo, con un ritorno alle origini, cioè la cultura dell'archeologia del vino, la produzione, prima ancora la vitivinicoltura, il modo di servirlo nei banchetti, tutto l'apparato di vasellami e di recipienti che servivano per fare della somministrazione nel vino un vero e proprio rituale sociale. Non a caso la pittura vascolare più bella di tutta l'antichità greca e romana viene proprio dall'impiego di recipienti d'eccellenza per il vino. E bere il vino insieme non a caso dà luogo al simposio, che è una delle occasioni culturali più alte dell'intera antichità, rivissuta poi a modo proprio dagli uomini del Rinascimento. E poi il vino la fa da padrone nella pittura anche del Rinascimento e prima ancora del Medioevo, dell'età moderna in generale, perché è uno delle fondamentali componenti di quella iconografia sacra che è l'Ultima Cena. E attraverso le trasparenze di bicchieri, di caraffe, lo vediamo sia dorato, il vino bianco, sia rosso purpureo, il vino nero, a far parte di un'iconografia sacra che però anche con rispettivi profani in scene di banchetto. Basta pensare che non lontano da qui, nella Galleria degli Uffizi, il Bacco di Caravaggio offre una delle più belle coppe di vino che siano mai state dipinte. Grazie, soprintendente. Io a questo punto lancerei la palla di là dall'oceano. Presidente, portiamo questa mostra a New York? Che dice? Piacerà ai newyorkesi? Potrebbe piacere? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Io vorrei riprendere un attimo solo la parola per darla poi ai miei vostri ospiti che sono qui, perché sennò stanno qui a fare tappezzeria. Soltanto per aggiungere a quello che ha detto la sovrintendente, sono parole bellissime, aggiungere una piccola, proprio modesta considerazione. Il Mediterraneo è un lago di civiltà che è connotato, che ce l'ha insegnato Brodel, da alcuni elementi dell'alimentazione comune, che sono il grano, che è l'ulivo e che è l'uva, il vino. E l'epicentro del Mediterraneo, se andate a prendere un compasso, è la Toscana. Ora, sembrerebbe paradossale da un punto di vista del disegno della geografia alimentare che la Toscana sia veramente il cuore di un posto del mondo in cui possono nascere e svilupparsi culture dell'enologia, della olivicoltura e del grano, del pane, così importante come la Toscana. Quindi sembra quasi che ci sia una specie di predestinazione. Far venire qui una mostra di questo genere, quindi, è assolutamente obbligatorio, perché oggi basti pensare a un dato ufficiale che ci fornisce la Farnesina: sono quasi 5 milioni, 4 milioni e 800 mila per l'esattezza, i cittadini americani che vengono ogni anno in Italia. Cioè vuol dire che c'è un rapporto tra gli Stati Uniti e noi e l'Italia che è eccezionale e straordinario. Bisogna fare anche un'operazione al contrario, non soltanto farli venire da noi, ma portare noi da loro, per rendere conto di tutto quello che di bello ha il nostro paese. Io però, se mi consente, certo, Tobia, vorrei dare la parola intanto a Salvatore Ferragamo, che rappresenta... Mi stavo infatti rivolgendo a lui proprio a seguito dell'intervento della dottoressa Cidini, perché Salvatore Ferragamo, durante i 4 giorni di Wine Town, ha portato una mostra meravigliosa di incisioni che sarà solo per questi 4 giorni a Firenze e poi sarà visibile comunque nella sua tenuta del Borro, incisioni che vanno da Mantegna, Rubens, Rembrandt e quant'altri. Mi chiedevo com'è nata questa passione della sua famiglia per questo tipo abbastanza specifico di incisioni riguardo al vino. Sì, beh, questa è una raccolta di incisioni di mio padre, questa è una sua collezione privata di cui lui è molto fiero. Sono circa 300 incisioni che appunto noi abbiamo esposte nell'azienda Il Borro, su una base appunto rotativa di circa un centinaio di incisioni per volta, e appunto abbiamo delle bellissime incisioni di Mantegna, Rembrandt, Moet, quindi abbiamo Manet,
veramente delle belle incisioni, tutte nel tema del vino, e quindi rimaniamo sicuramente nel tema con una bellissima giornata, come vedo oggi a Firenze, come abbiamo qui a New York, di Wine Town. Senta, lei che era appunto a una delle grandi cene di Wine Town, che impressione ha avuto dall'atmosfera? Sì, veramente una bellissima serata con degli chef di primissimo ordine, Luigi Cremona tra l'altro un grande amico, e quindi veramente una bella serata in amicizia con dei ristoratori di primissimo ordine e dei piatti veramente squisiti, e spero con dei vini altrettanto buoni. Bene, grazie infinite. Io farei partire, se c'è in regia, un tappeto di immagini di architettura, perché questo mi dà la possibilità di parlare con un grande architetto, Agnese Mazzei. Magari recuperiamo il microfono. In Toscana qualsiasi struttura è assolutamente intoccabile, però le cantine delle grandi società vitivinicole hanno comunque necessità di espandersi, perché la produttività non può essere sempre soggetta, diciamo, alle regole architettoniche. Si riesce a fare dei progetti che coinvolgano sia il bello che l'utile in questo campo? Qui io parlo di cantine, chiaramente. Certo. Beh, direi che la Toscana ha dato un esempio molto fiorente di nuove costruzioni nell'ambito delle aziende agricole. È interessante valutare come da queste realtà appunto agricole, quindi per definizione conservatrici, sono venuti fuori degli esempi e dei progetti così diversi e allo stesso tempo così complessi ed eccezionali. Noi veniamo ora da una piccola mostra che abbiamo fatto in sede appunto di Wine Town con la rivista End, dove abbiamo messo in catalogo una serie di architetture, tutte devo dire abbastanza eccezionali, e tutte che mostrano una grande personalità, nel senso legame al territorio, non ce n'è una che è uguale all'altra, quindi c'è stata la possibilità di esprimersi nell'ambito delle normative, delle leggi che hanno avuto un'evoluzione negli ultimi 10 anni, considerando anche una congiuntura molto favorevole di finanziamenti europei eccetera, siamo riusciti, credo, a fare, fra virgolette, veramente così modestamente posso dire, un piccolo rinascimento, perché in realtà queste architetture saranno secondo me poi un punto di un veicolo che porterà a coniugare il vino, la piacevolezza degli assaggiare e degustare i vini, la piacevolezza di vedere delle belle architetture in dei paesaggi straordinari come abbiamo noi in Toscana. E cosa ne pensa il nostro enologo di fiducia, Marco Pallanti? Beh, sono completamente d'accordo, devo dire, il nostro paesaggio è veramente straordinario, e noi come produttori di vino, in questa veste di coltivatore, mi sento un po' il custode di questo paesaggio. Credo che i nuovi vigneti che stiamo impiantando oggi siano ancora più belli di quelli del passato. Credo che gli errori fatti negli anni 70 magari adesso vengono superati, e se vi trovate a passare tra Siena e Firenze sicuramente vedete un paesaggio che è modificato, ma è modificato in meglio. E questo credo sia importante. C'era una immagine che mi è piaciuta di quell'RVM che presentava Wine Town, quella ragazza che guardava nelle due bottiglie come un cannocchiale, come un binocolo. Beh, devo dire che quello è quello che cerchiamo di fare, cioè quando noi portiamo una bottiglia in qualsiasi altra parte del mondo cerchiamo di portare dentro quella bottiglia un pezzo della nostra terra, un pezzo del nostro territorio. Credo che la fedeltà del vino al luogo dove nasce serva proprio per parlare delle nostre zone, cioè la bontà per noi non può essere un fine, ma deve essere assolutamente un mezzo, deve essere il mezzo che spiega la bellezza del luogo dove nasce, e questa è la grandezza del vino. Ringraziamo Marco Pallanti, e io passerei a un altro servizio, perché Wine Town non è solo vino, ma è anche musica, spettacolo e teatro. Vediamo un po' cosa è successo in questi giorni.